Perché il nucleo fondante parte dal secolo XIX, nella prima metà dell'Ottocento, questi Sanderson, insieme ad altri mercanti o imprenditori inglesi che costituivano il nucleo principale delle colonie straniere a Messina, che è bene ricordare. Furono incentivate queste presenze di imprenditori a seguito del terremoto del 1783, quando il governo borbonico, allora era re Ferdinando IV di Borbone, per risollevare l'economia messinese messa in crisi dal sisma del 5 febbraio 1783, emanò una normativa particolare che tendeva ad incentivare la imprenditoria proveniente da qualunque stato del mondo e facente riferimento a vario tipo di religione, quindi antesignana di un'apertura straordinaria sotto questo profilo socio-economico. E che fece sì che tutta una serie di imprenditori stranieri stabilirono i loro stabilimenti nella città di Messina, potendo usufruire di agevolazioni fiscali e altre facilitazioni che consentirono lo sviluppo di queste attività, nella fattispecie sotto il profilo agrumario, perché attraverso la coltivazione degli agrumi venivano estratte poi le essenze o l'agrocotto che veniva esportato in ogni parte del mondo, dalla Russia all'Inghilterra, e che fece la fortuna di tanti imprenditori che avevano le loro fabbriche in territorio messinese. Tra queste, dicevo, quella dei Bosurgi è una delle ville più cospicue, però possiamo ricordare anche la Villa Maria presso Canzirri, che era proprietà della famiglia Roberto, altri imprenditori che sviluppano la loro attività in un'epoca successiva rispetto ai Bosurgi, ma tanti altri, ancora prima, già a partire dal 600. La bellezza straordinaria, veramente struggente, di questo spazio che separa il centro storico di Messina dal Capo Peloro, si stabilirono tutta una serie di presidi a partire dalla Villa Marchette, che si trovava poco più a sud del luogo in cui ci troviamo e che viene descritta dai viaggiatori come luogo meraviglioso, alla villa, al villino, al casino degli Spadafora, che è documentato in un quadro, in un dipinto di Cazembrot, conservato a Napoli, con una scena di pesca del pesce spada, che era, fra le altre attività, una curiosità che veniva mostrata agli ospiti illustri che giungevano a Messina. E a proposito, per concludere, l'importanza e il ruolo di questo edificio di residenza signorile, extraurbano, vorrei ricordare che proprio in questa villa fu ospitato il Kaiser Guglielmo II, imperatore di Germania, e più in prossimità venne ospitato anche Benito Mussolini in occasione della sua visita a Messina nel 1937. Fu ospitato dai Bosurgi, con i quali vi era evidentemente un rapporto consolidato, visto che i Bosurgi, che erano subentrati ai Sanderson nell'impresa industriale, avevano munificamente donato alla città di Messina un ospizio o uno stabilimento, diciamo meglio, elioterapico, in cui venivano curate le malattie, soprattutto la tubercolosi, che colpivano gli strati meno abbienti della popolazione. Quindi questo stabilimento elioterapico, che era stato costituito nello stesso luogo, cioè presso Mortelle,
dalla Croce Rossa Internazionale dopo il terremoto del 1908, fu trasformato e bonificato e ampliato dai Bosurgi, soprattutto per interessamento della moglie di Giuseppe Bosurgi, il famoso commendator Giuseppe Bosurgi, che non disdegnava l'impegno in ambito sociale e che, ripeto, affrontò i costi non indifferenti per la realizzazione di questo stabilimento elioterapico che ancora oggi si conserva, anche se non svolge più quella funzione che aveva in origine. Quindi un luogo della memoria, esiste una pubblicazione su questa villa in cui viene definito un luogo dell'anima, dell'anima perduta, io ahimè direi, della nostra città, che era una città dove l'attività economica veniva bilanciata dall'impegno sociale, come nel caso della famiglia Bosurgi a cui facciamo riferimento, che accumulando una ricchezza straordinaria dedicò questa disponibilità economica non solo al proprio diletto, come possiamo apprezzare in questa villa, ma nella villa che i Bosurgi possedevano all'Isola Bella, nella spiaggia di Taormina, ma si impegnò intanto dando lavoro a centinaia o addirittura migliaia di messinesi, ma anche in opere di bene come lo stabilimento elioterapico, ma tante altre iniziative che questa signora, questa nobildonna Adriana Caneva, dimostrò nel proprio impegno verso il sociale, anticipando quelle che sono le mode oggi più diffuse in ambito sociale. In quei tempi lontani, ripeto, questi industriali si dedicavano all'incremento della propria posizione economica, ma anche alla beneficenza in senso concreto e sostanziale. Vorrei ricordare una curiosità che viene suggellata da questa medaglia, che è una medaglia ombelicale d'argento con la cornice dorata e che raffigura la Madonna di Polzio, la Madonna della Montagna, che aveva a Messina una grande devozione, soprattutto nella riviera tra Paradiso e il Faro, a Ganzirri e al Faro. Ancora oggi si svolge una processione nei confronti di questa Madonna calabrese, che il santuario di Polzi si trova al centro dell'Aspromonte, e la leggenda fondativa racconta di un bue che, mentre era al pascolo, con le corna scavò il terreno e ritrovò una croce d'oro, una grande croce d'oro che poi si conserva ancora e che pare che sia di epoca normanna addirittura. E nella leggenda si dice che il bue rimase impressionato da questo ritrovamento inginocchiato, e allora, per sollevarlo da questa posizione, un angelo apparve e disse al bue: «Boss, surgi», cioè «bue, alzati». E da questo invito dell'angelo poi derivò il cognome Bosurgi, di cui facevano parte gli imprenditori che hanno realizzato questa struttura, che peraltro però erano il ramo siciliano che aveva un radicamento nella prossima Rometta, a Rometta Superiore, Rometta Montagna, l'antico presidio bizantino. Vi è ancora una continuità di questa famiglia, che era di origine calabrese ma attestata anche nella provincia di Messina. Quindi una curiosità, quella dell'origine del cognome di Bosurgi, che trae origine da una devozione nei confronti della Madonna della Montagna di Polzi.